Arthur è felice di lavorare nell'isola di Sodor, anche se è arrivata da poco e non conosce ancora tutte le linee ferroviarie. Un giorno scoprì il villaggio dei pescatori. L'acqua scintillava sotto i raggi del sole e nel cielo volavano i gabbiani. Arthur pensò che quello era il posto più bello dell'isola. Quella sera, Pallone Gonfiato si presentò al deposito. Stiamo per aprire una nuova linea al villaggio dei pescatori e devo decidere quale locomotiva assegnare. Osservò le locomotive con attenzione. Thomas e Percy cercarono di evitare il suo sguardo. Speravano di non essere scelte, mentre Arthur lo desiderava tanto. Thomas, andrai tu sulla nuova linea. Sì, signore, mormorò la sventurata che detestava l'odore del pesce. Arthur, con sua grande delusione, venne assegnata al trasporto del carbone per l'acciaieria. Una sera incontrò Thomas al lavaggio. Guarda come sono sporca, le disse. Sembro uno spazzacamino. Non ti lamentare, sbottò Thomas. Sempre meglio che puzzare di pesce. Arthur pensò che avrebbe fatto volentieri cambio con Thomas. Sarebbero state entrambe più felici. Il giorno seguente, sempre di pessimo umore, Thomas riprese servizio. La pesca era stata molto abbondante. Sbrighiamoci, esclamò Thomas. Sono indaffarata. E anche nervosa, commentò il pescatore. Perché non ti godi questo odore di pesce fresco? Bleh! Thomas riprese a tutto vapore la via del ritorno. Ma era la sua giornata sfortunata. Per un guasto ad uno scambio, si ritrovò malauguratamente sul vecchio pontile in disuso. I carri scoppiarono a ridere. È finita in acqua! Per fortuna non si era fatta male e i carri con il pesce erano in salvo sui binari. Quando Pallone Gonfiato seppe dell'incidente, controllò l'orario. La locomotiva più vicina è Arthur. La mando subito. Faceva molto caldo e il ghiaccio che teneva in fresco il pesce cominciò a sciogliersi. Speriamo che arrivi in fretta qualcuno, gemette Thomas, altrimenti tutto il pesce andrà a male. Arthur fu sorpresa di vedere in acqua la povera Thomas. Stai bene, Thomas? No, ma starò meglio quando avrai portato via tutto quel pesce. Stanno arrivando i soccorsi, la rassicurò il macchinista di Arthur. Arthur sapeva che doveva fare in fretta. Corse a perdifiato fino al porto e consegnò il pesce in tempo. Poi andò a trovare Thomas all'officina. Grazie per avermi aiutata, disse Thomas. Grazie a te, rispose Arthur. Io vorrei lavorare sempre al villaggio dei pescatori. Allora dillo a Pallone Gonfiato, perché io detesto il pesce. Quella sera Pallone Gonfiato andò al deposito. Mentre Thomas è in riparazione, mi serve una locomotiva che lavori al villaggio dei pescatori. Che si offre volontaria? Io! Gridò Arthur. Anzi, signore, non potrei lavorare per sempre su quella linea. A Thomas non piace il pesce, mentre a me sì. E allora quella linea è tua, disse Pallone Gonfiato. Arthur esultò di gioia. Il mattino seguente arrivò al villaggio dei pescatori in perfetto orario. In effetti, l'odore del pesce era piuttosto forte, ma per Arthur quella era la linea più bella dell'isola di Sodor.